ci ha detto che loro vogliono fare fino alla fine il corso Cincinnati. Quale problema stanno creando alla pulizia? I problemi li stanno creando a noi e al mercato che stiamo vendendo. Non so se è giustificabile questo fatto nei confronti di chi sta lavorando fino adesso. Io mi prendo la responsabilità di Candia Giuseppe di far passare tutti dal mercato. Chiaro? Li faccio passare dal mercato, eh! Piccoli tafferulli oggi, sabato 10 febbraio a Torino, in occasione della giornata del ricordo delle foibe. Il corteo antifascista, partito da Corso Cincinnato, è stato bloccato da un cordone di polizia nei pressi del mercato rionale. Ad un tratto un mercatale ha chiesto ai poliziotti di lasciarli passare, anche perché altrimenti stavano addentrandosi nel mercato, e questo mandava via i clienti, in un giorno, il sabato, di importante lavoro per gli ambulanti. Dopo un po' i militari li hanno lasciati passare. Arrivati verso il punto in cui si trovavano i militanti di Forza Nuova, tra i due gruppi antagonisti sono partiti parole, insulti, qualche sasso, qualche fumogeno. Tornati indietro, il gruppo anarchico ha cercato lo scontro con la polizia. Soddisfazione per le forze di polizia e della polizia locale, perché alla fine la giornata si è conclusa senza incidenti. Il questore Messina esprime soddisfazione ringraziando i funzionari, gli ufficiali e tutto il personale territoriale dei reparti dispiegati per l'esito dei complessi servizi di ordine pubblico, che hanno consentito lo svolgimento in contemporanea di tre diverse manifestazioni senza criticità per la città di Torino. A conclusione delle manifestazioni, la Digos di Torino ha tratto in arresto un appartenente all'area antagonista, resosi responsabile di resistenza pubblico ufficiale, consumata nell'atto di un tentativo non riuscito di forzatura di uno degli sbarramenti predisposti tra gli opposti schieramenti. Ma deve andare dritto e poi faremo no. Passare davanti.